Buongiorno colleghi, sono le 12:11, siamo al secondo appello e chiedo alla segretaria Bagnasco di procedere all'appello per la verifica del numero legale. Nataliano, Presente. Giaconia, assente. Arcoleo, Presente, buongiorno. Di Pisa, assente. Ferrandelli. Ferrandelli. Lo vediamo però, andiamo Lo avanti. e Ficarra, assente. Forello. Presente. Lo Monaco. Buongiorno, presente. Meli, assente. Susinno. Buongiorno, Sussino, presente. Russo, assente. Tantillo. Tantillo, presente. Gelardo, Presidente, io sono presente, presidente Nattaliano. assente, Russo vabbè, presente. Grazie. Russo, presente, Presente. ok, vabbè. Constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta. Colleghi, vorrei fare perdere 5 minuti, ma diciamo non è un tempo perso perché comunque il verbale della scorsa settimana va approvato comunque. Però siccome so che ci sono state delle richieste in seno a quella seduta e io non ero presente, io procederei subito con la lettura di questo verbale in modo che possa prendere io stesso atto di ciò che è stato richiesto e di conseguenza determinarmi. Quindi se voi non avete particolare difficoltà, io procederei in questa maniera. Prego, segretario. Sì, un attimino soltanto. Saltiamo tutta la prima parte, così Sì, siamo così anche più... è. Perfetto, grazie, Dico grazie. soltanto verbale numero 5 della seduta del 21 gennaio 2022. E alle ore 11 la segretaria Giuliana Bagnasco predispone l'appello al quale risulta presente il vicepresidente Massimiliano Giaconia. Pertanto la seduta viene rinviata di un'ora. Alle ore 12:15 la segretaria Giuliana Bagnasco predispone l'appello al quale risultano presenti il vicepresidente Massimiliano Giaconia ed i consiglieri Rosario Arcoleo, Fabrizio Ferrandelli, Elio Ficarra, Rosalia Lo Monaco e Giulio Tantillo. Pertanto il vicepresidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Interviene il consigliere Ferrandelli, il quale chiede di calendarizzare un'audizione con l'assessore Presti Giacomo, il capo area di Gangi, per avere dei ragguagli in merito al project financing. Continua il suo intervento con la richiesta di documentazione per quanto concerne il regolamento gestione rifiuti. Il vicepresidente Giaconia risponde che il presidente della terza commissione consigliare Caracausi ha inviato la mail della commissione garanzia il testo del regolamento a quello comparato, mostrandosi anche disponibile a procedere ad una seduta congiunta sul tema. Il vicepresidente passa alla lettura del verbale numero 2 del 10 gennaio 2022. Il verbale viene approvato per appello nominale all'unanimità dei presenti. Il vicepresidente passa alla lettura del verbale numero 4 del 17 gennaio 2022. Il verbale viene approvato per appello nominale all'unanimità dei presenti. Interviene il consigliere Ferrandelli, il quale domanda ai consiglieri se hanno notizie in merito al servizio di ripristino a seguito di incidenti dei veicoli. Nel 2017 una ditta si aggiudica tramite bando il servizio, che però mette in evidenza diverse criticità. Il consigliere Ferrandelli è in possesso di una documentazione che invierà tramite mail e contestualmente chiede l'audizione di codesta società. Il vicepresidente Giaconia risponde che la questione è meritevole di approfondimento. Alle 12:41 il vicepresidente dichiara chiusa la seduta. Lo pongo in votazione. Mattaliano, Favorevole. Giaconia, assente. Arcoleo, Favorevole. Di Pisa, assente. Ferrandelli, Favorevole, Ficarra, assente. Forello, attenuto. Lo Monaco, Favorevole. Meli, assente. Susinno, Favorevole. Russo. Sì, un attimo perché per ora con me adesso si sta collegando.
Favorevole. Favorevole, perfetto. Tantillo. Favorevole. Allora, il verbale è approvato a maggioranza dei presenti con l'astensione del collega Forello. Una sola domanda per potermi determinare. La domanda del consigliere Ferrandelli sui project financing era specifico o sui project financing presentati all'amministrazione di cui diciamo non abbiamo avuto esito? Consigliere, quello specifico relativo alla vicenda dell'efficientamento delle scuole e dei poteri politico. E fa un giorno. Lei conosce la vicenda perché già... Perfetto, sì. Siccome nel verbale si faceva riferimento... Spese e garanzie. Si faceva riferimento al project financing e non si diceva nello specifico quale fosse. Quindi sicuramente... mi attiverò per avere l'assessore Presi Giacomo e l'ingegnere Di Ganci. Per quanto riguarda il servizio di pista di manovra stradale, ho visto che è arrivata una documentazione e quindi sarei proprio per calendarizzarla. Vediamo se venerdì non ci dovesse essere prosecuzione, venerdì potrebbe essere la giornata adeguata per farla. Quindi sicuramente saranno tutte prese in li calendarizzerò secondo anche i lavori di Consiglio Comunale, ogni spazio che ci sarà utilizzato per uno di questi argomenti. Allora, colleghi, oggi abbiamo anche il piacere di avere il collega Forello, perché più volte abbiamo parlato in questa commissione sin da subito, da quando è stato... difficile collegarmi. Giulio, dovresti chiudere l'audio, Giulio. Dicevo sin da subito, da quando è stato approvato il regolamento sul decentramento da parte del commissario, diciamo, ci siamo detti un po' tutti che andava rivisitato questo regolamento e che quindi ci saremmo adoperati affinché questo avvenisse. Abbiamo già fatto un primo lavoro, una prima stesura, però io so per certo che il consigliere Tantillo ci ha lavorato, ma soprattutto il consigliere Forello ha presentato una delibera di iniziativa consiliare, per cui voglio cogliere l'occasione della presenza del collega affinché ci parli di questa bozza di regolamento che possa essere la commissione da pungolo per essere trattata più presto e lì capire dove la commissione si vuole esprimere rispetto a emendamenti, rispetto anche una rivisitazione del vecchio, una comparazione tra il vecchio e il nuovo. Quindi se voi siete d'accordo darei la parola al collega Forello. Per la qualche c'è qualche telefonino vicino e più strumenti aperti. Prego, collega Forello, scusi. Sì, salve a tutti. Allora, stavo nel frattempo andando a prendere e vedere lo status di questa proposta iniziativa consigliare, perché come voi sapete sostanzialmente questo è uno strumento che è stato pochissime volte utilizzato in questa consigliatura, praticamente mai, e gli uffici comunali sono impreparati nella gestione di questa diciamo procedura che è stata proposta da parte mia in un paio di occasioni con riferimento anche alla delibera di dissesto presentata dal Ragioniere Generale. Poi c'è un'altra delibera che potrebbe essere anche utile nella discussione di questa settimana, che riguarda la revoca della procedura di riequilibrio, della delibera di riequilibrio, e poi la terza delibera di iniziativa consigliare che ho presentato riguardava proprio la modifica al regolamento del decentramento che abbiamo già approvato.
la delibera è stata firmata e non ho, ho, oggi prenderò, pensate che è una delibera presentata quasi un mese e mezzo fa già, quindi capite com'è veloce la, la burocrazia consiliare. Io l'ho firmata, quindi ha già un numero AREG, non ho compreso ancora, ma mi informerò in settimana se sono arrivati, sono pervenuti i pareri degli uffici competenti. Una volta sono pervenuti questi pareri, la delibera può essere discussa in qualsiasi momento perché deve essere inserita all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Comunque saremo già in una fase ormai finale rispetto a questo. Cosa ho cercato di fare? Del resto era qualche cosa che era ampiamente, diciamo, una sensibilità ampiamente sentita da parte di molti consiglieri comunali. La delibera che noi abbiamo approvato sul decentramento di fatto non decentra nulla, è una delibera che non stabilisce alcuna potere in capo alle circoscrizioni e quindi anche in base, in parte, in base alle discussioni che si erano fatte precedentemente con, anche con le circoscrizioni, ma anche in Consiglio Comunale, che voi vi ricordate erano stati presentati degli emendamenti, solo che poi non si è trovato con l'allora maggioranza, soprattutto perché c'era la disponibilità di diversi componenti della minoranza, ma allora non si raggiunse con la maggioranza di allora una, che non c'è più ora, una, un accordo politico per far andare avanti degli emendamenti e quindi alla fine non abbiamo approvato, io vi ricordo che noi non l'abbiamo approvato il regolamento è stato approvato dal commissario ad acta. Questa è stata un'ulteriore onta rispetto, diciamo, al Consiglio Comunale che potremmo, avremo modo di rimediare eventualmente con una proposta di iniziativa consiliare. È evidente che siamo di fronte però, e poi entro nel merito perché la stavo prendendo mentre parlavo con voi, è evidente che siamo però di fronte a una scelta di campo che non può non essere condizionata al piano di riequilibrio, colleghi. Cioè, o noi facciamo, lavoriamo per una reale revisione, rimodulazione e riforma delle, delle circoscrizioni attribuendone veramente poteri alle stesse, oppure a mio parere, e non comprendo perché dovremmo addirittura spostare solo per motivi elettorali, questa è la scelta di Orlando, alla prossima consiliatura l'eliminazione delle circoscrizioni. Allora tanto vale eliminare, ridurle da subito, perché aspettare altri 5 anni di agonia senza attribuire appunto potere alle stesse, sapendo che queste sarebbero, andrebbero incontro a una sicura morte. Quindi a mio parere il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimersi su questo, cioè se le vogliamo tenere in vita dobbiamo attribuire dei poteri, oppure se invece le vogliamo ridurre addirittura alla metà, tanto vale farlo subito. La proposta che noi abbiamo, che io ho presentato, è una proposta che ricalca sostanzialmente una parte dell'emendamento che avevo proposto, nel quale erano state anche contemplate alcune considerazioni dei, se vi ricordate, dei presidenti di circoscrizione. Io adesso avrò modo di girarvela così ve la leggete, e sostanzialmente attribuisce o vorrebbe attribuire quello di cui abbiamo più volte parlato, colleghi, vorrebbe attribuire una specifica competenza su alcune materie decentrate alle circoscrizioni, con la possibilità di avere dei, delle autonomie finanziarie secondo quello che il bilancio stabilisce. Quindi il bilancio pluriennale del Comune di Palermo dovrebbe annualmente stabilire, pluriannualmente anzi, perché il bilancio è pluriennale, sì certo oggi Mimmo parlare di queste cose sembra un po' fantapolitica perché siamo in una condizione deficitaria e dire poco, però noi dobbiamo sempre ragionare che prima o poi ritornerà una normalità all'interno del Comune di Palermo, e allora una volta, quando saremo di nuovo nelle condizioni di chiudere i bilanci, quando saremo di nuovo nelle condizioni di poter garantire, uscire dal dalla situazione del dissesto funzionale in cui ci troviamo,
il modello organizzativo decentrato è un modello organizzativo certamente vincente se si attribuisce dei poteri a questi. E quindi la modifica, la proposta che avevo presentato seguiva questo doppio, diciamo, binario dell'attribuire funzioni specifiche da una parte e un potere di spesa dall'altra. Diciamo, sulla base di questo binomio è stata presentata questa modifica che prevede specifiche modifiche agli articoli dello stesso regolamento approvato dal commissario ad acta e su cui, se vogliamo entrare poi nel merito, intanto ve lo giro nel frattempo che parliamo e poi vi potrei leggere le principali proposte. Però mi dovete dare da questo punto di vista 2 minuti che nel frattempo la prendo e ve la condivido. Grazie. Presidente, io sono qua presente, sì. Buongiorno a tutti. Sì, grazie. Quindi alle 12.26 entra il consigliere Gelarda. Sì, grazie consigliere Forello. Diciamo che la commissione, come già anticipavo prima, ha lavorato già questa bozza ed eravamo in uno stato già avanzato. L'ultima cosa, ovviamente Cesare, ed è proprio una volontà. A prescindere che io abbia agito in totale anarchia, cioè quindi senza condivisione, per carità ne avevo parlato con alcuni consiglieri, con alcune forze, ma lasciamo perdere questo. Ovviamente, visto che lo strumento ci permette di adesso guadagnare tempo, perché la proposta ormai è già conclusa, fatene quello che volete, il mio messaggio è quello, questa è una bozza, ci sono dentro ovviamente delle proposte, ma siccome voi avevate anche lavorato, la metto a disposizione vostra e possiamo emendarla come meglio credete, così utilizzando però già una procedura che è già conclusa, avviata, cioè perderemo ulteriori 2 mesi, quindi da questo punto di vista c'è la mia espressa disponibilità, non a caso, e voglio dirvi anche questo, non a caso questa iniziativa non è stata fatta in maniera alcuna per motivi propagandistici o elettorali, io l'ho presentata, non ho fatto mai nemmeno un comunicato stampa su questa proposta di deliberazione, per farvi capire che diciamo a me non interessava arrivare per dire io voglio le circoscrizioni, il potere decentrato, infatti ho presentato per primo una proposta di deliberazione, questa proposta è giace in consiglio, vi dico, vi ho detto già da 1 mese e mezzo, io non ho mai fatto nessun comunicato pubblico proprio perché non mi interessa, diciamo, questo percorso, mi interessa o mi interesserebbe arrivare a un'attribuzione di una dignità alle circoscrizioni che per ora hanno tutto tranne che dignità, e addirittura con questa modifica rispetto anche alla questione dei componenti delle circoscrizioni, dei consiglieri di circoscrizione, è stata addirittura ulteriormente lesa. Grazie, grazie. Arrivo subito, consigliere. Sì. Allora, ringrazio di nuovo il consigliere Forello perché, diciamo, io avevo ben interpretato lo spirito col quale si stava muovendo e siccome era proprio in sintonia con ciò che la commissione già aveva cominciato a fare, ma che poi, dico, ha sospeso solo quando è arrivato il commissario ed ha approvato quel regolamento, quindi era tutto l'intento di ritornarci e guadagnare del tempo, avendo già una proposta sulla quale lavorare e quindi già presentata, secondo me è una cosa positiva. Prego, consigliere Russo. Volevo sapere se nella predisposizione di questo atto deliberativo sia stato calcolato anche il fatto del consiglio di circoscrizione, se sono sempre 9 o sono un numero superiore? Perché 9? Accorpando, se arriviamo a 4, va bene, dovremmo accorpare 2 circoscrizioni in 1. Cioè, allora, per un motivo di rappresentanza, dico, saranno sempre 9 come previsto oggi o saranno un numero superiore? Ma io credo che questa sia una valutazione che noi dovremmo fare proprio in seno anche a questo piano di riequilibrio.
Io credo che l'aspetto politico, siccome tu parlavi di partecipazione, di democrazia, secondo me non possiamo pensare a una riduzione del numero delle circoscrizioni. Io non, personalmente sono esattamente contrario. Se c'è una delibera di iniziativa consiliare, però ascoltami, ma è Cesare. Se c'è una delibera di iniziativa consiliare che è in itinere, che ha ricevuto tutti i pareri e ti arriva all'ordine del giorno, sì. Io volevo capire sin da adesso se è stato calcolato anche l'aumento dei componenti delle circoscrizioni. Ah, aumento dei componenti parlavi. Sì, io facevo... Ma non credo che abbia ridotto il collega Forello nella sua proposta il numero di circoscrizioni, o sbaglio? No, io sono intervenuto solo sugli articoli del regolamento che prevedevano la pseudo attribuzione di potere alle circoscrizioni, in realtà non attribuivano nulla, solo su quelli. Quindi ovviamente però una volta che giace in consiglio comunale, viene chiamata modifica proprio proposta di deliberazione consiliare, tra virgolette, modifica regolamento denominato Comune di Palermo, regolamento per il decentramento, approvato dalla delibera commissariale numero 6 del 24/1/2021. Ovviamente una volta che questa è entrata, poi noi possiamo inserire qualsiasi altra normativa o modifica il regolamento stesso con emendamento. Ci siamo. Io pensavo di avere capito, e non sono da solo sicuramente, che si voleva accorpare le circoscrizioni e portarle a 4. No. Visto che è previsto dal prossimo. No, questa è una provocazione che ho detto io, Mimmo. Va bene. Mi mette al riparo da tutto. Va bene, è soltanto una questione di attribuzione alle circoscrizioni. A posto, chiarito. Ma tra l'altro, collega Russo, proprio di questo, della diminuzione, ne parleremo sicuramente ora in seno al riequilibrio, al piano di riequilibrio. Quindi cioè, non è una materia che noi accantoneremo. Oltre a questa della presentazione, della modifica sul decentramento, in quella parte ci rientreremo quando andremo a trattare il piano di riequilibrio. Beh, sono d'accordo, ma è una questione di qua a quando ci sarà questo riequilibrio. Io mi consento di dire che non sono fiducioso da questo punto di vista. Comunque, la proposta credo più alla proposta del consigliere su quanto riguarda le circoscrizioni. Va bene, perfetto. Scusami, Ugo, posso chiederti questa modifica sul. Che noi dovremmo apportare quella sulla delibera che è stata votata dal commissario, giusto? Sì. Noi dovremmo fare di nuovo dobbiamo modificare il regolamento. Certo, volevo dirvi nel frattempo, mi ero scordato perché l'ho letto, ora ve la invio, che la delibera ha già ricevuto parere favorevole dal servizio in ordine alla regolarità tecnica, e parere contabile favorevole e non dovuto in relazione al fatto che non comporta spesa. Non comporta spesa, dovrebbe essere questa, almeno immediata spesa. Ma tu sei entrato nel merito del personale. Tu ricorderai che il vecchio, questo approvato dal commissario, diciamo, eliminava i dirigenti o quantomeno li sostituiva con delle posizioni organizzative. Allora, una cosa è prevedere un dirigente, una cosa è prevedere una posizione organizzativa anche dal punto di vista di spesa, di impegno di spesa della struttura. Quindi il fatto che il ragioniere dica che non entra nel merito perché non c'è impegno di spesa, vuol dire che magari tu questa cosa non l'hai trattata, la dobbiamo trattare, la dobbiamo inserire. Ecco, questo. La questione del personale, stavo controllando perché allora l'articolo 7. Articolo 5, l'articolo personale circoscrizione viene utilizzato certamente,
No, viene inserita una normativa relativa al personale. È ovvio che sono delle indicazioni, non possono essere delle disposizioni che obbligano il comune ad agire in questo modo. E dovremmo capire anche la questione della dirigenza. Se voi vi ricordate, questa l'ho lasciata Questo. aperta. C'era stata la proposta dei presidenti di commissione, fin quando non c'è la possibilità di avere un dirigente l'uno, un funzionario responsabile, e quindi a questo punto dovremmo avere un dirigente capo che si occupa di tutte, diciamo che sovraintende tutte le circoscrizioni, questo lo potremmo fare un solo dirigente, e in ogni circoscrizione un soggetto funzionario che abbia poi, che in questo momento faccia le veci del futuro dirigente della circoscrizione, ecco per capirci. Questo io non gliel'ho inserita anche perché è una norma, è più che altro una questione organizzativa che dovrebbe decidere la giunta in seno, diciamo, noi potremmo fare un ordine del giorno allegato, oppure anche una norma regolamentare, in mancanza del dirigente, vi sia a capo delle circoscrizioni un funzionario. Diciamo, questa è una questione che non ho specificato, per E dire giusto. che però è dirimente rispetto al Sì, regolamento degli chiaro, uffici e chiaro, chiaro. Ma servizi perché riguarda le attribuzioni di responsabilità anche in capo al dirigente, perché avendo Scusa, un io bilancio. su questa cosa non ti avevo mandato una nota, Ugo. Certo. Sì, me la ricordo. Ora non mi ricordo dove fosse, devo andarla a ripigliare. Vabbè, io magari io credo di averla già le cose che ti ho inviato, quindi non altro me la Comunque, il ricordo. principio è abbiamo una cosa che già pende in consiglio, lavoriamoci, modifichiamola come meglio crediamo, ora ve la condivido e vediamo se riusciamo a presentare prima di fine di consigliatura un lavoro che dia, diciamo, dignità a quello che più volte abbiamo affermato e aggiusti anche questo regolamento che era fatto, come tutti, questo lo condividevamo tutti, era fatto male. Da diversi punti di vista, da diversi punti di vista. Allora io chiedo alla segretaria di riesumare quel lavoro che già avevamo fatto sulla quella bozza di decentramento, del regolamento di decentramento, quindi di modo che la possiamo comparare anche su quei punti dove la commissione si era soffermata per capire che se collimano con quelle del collega o sicuramente se quelle del collega sono migliorative per poterla appunto comparare e eventualmente stabilire qual è la formula migliore da utilizzare. Ma tu, Ugo, non riesci a condividere lo schermo? Sì, però io direi a me queste, io direi, io ora ve la giro, lo sto unendo e ve la giro. Dategli una lezione, siccome sono 2 o 3 pagine di proposte, poi dico, dategli una lezione, ciascuno si dà una lettura, tu condividi il lavoro fatto dalla commissione e alla prossima seduta Va bene. operativamente iniziamo a lavorare sulla questione. No, i pareri ho verificato ancora non sono arrivati, quindi dovrebbero, o sono arrivati e non me l'hanno comunicati. Quindi aspetto, intanto io chiedo che si velocizzi anche questa procedura in modo tale che una volta arrivati i pareri si iscriva all'ordine del giorno e noi sappiamo che dopo questo periodo di follia relativo al piano di riequilibrio, eccetera, eccetera, potremo Perfetto. come commissione porre all'attenzione del Consiglio Comunale questa questione. Io Perfetto. la sto combinando e condividendo, così ce l'avete tutti. Perfetto. Solo 2 secondi che la sto trasferendo in un documento intero. È stato in tutto. Poi comunico alla Commissione che finalmente abbiamo avuto la disponibilità perché finito il grande lavoro da parte degli uffici della Segreteria Generale. Sul riequilibrio, la dottoressa Orlando ha dato la disponibilità per attraverso appunto la richiesta fatta al segretario generale e sono disponibili a cominciare a lavorare per lo statuto. Loro avevano chiesto un periodo di aspettativa e ora si sono resi disponibili.
Quindi stabiliamo noi se cominciamo con questo del regolamento sul decentramento, e secondo me sì, e a seguire quello dello statuto. Ok. Poi per chi ancora non si era collegato, inizialmente sono state richieste il regolamento della gestione dei rifiuti che è arrivato da parte della commissione, della terza commissione, col testo comparato, per fare una congiunta con la terza commissione. Una richiesta di audizione dell'assessore Prestigiacomo e dell'ingegnere Di Ganci sul project financing e sull'efficientamento delle scuole, efficientamento energetico delle scuole, e poi è arrivato tutto un dossier sui servizi di ripristino e manto stradale e la richiesta di un incontro con la società che si occupa appunto di questo servizio di ripristino. Quindi anche queste cose saranno calendarizzate. Mi date la mail della commissione che lo giro? Commissione speciale garanzia trasparenza chiocciola comune. Garanzia trasparenza senza... No, commissione speciale, commissione speciale. Commissione speciale, garanzia trasparenza. Perfetto. chiocciolacomune.palermo.it. Perfetto. Ok. Allora, colleghi, io penso che a questo punto prendiamo visione di questo regolamento che ha inviato il collega Forello. Per oggi, dico, non avendo altre, tranne che qualcuno non voglia intervenire e c'è qualche altro punto da trattare, viceversa, io considerato che oggi pomeriggio abbiamo pure consiglio comunale e già abbiamo fatto le prime commissioni, ognuno di competenze, io credo che potremmo chiudere la seduta e riaggiornarci al primo giorno utile, quando non ci sarà consiglio comunale, per cominciare la trattazione di questo regolamento sul decentramento. Allora, sì, sono d'accordo, Presidente. Perfetto. Allora, sono le 12:44. Ugo, tu hai concluso? Io ho concluso e vi ho anche inviato. Perfetto. Però, perfetto. Presidente, le posso chiedere una cosa? Sì, certo. Nel momento in cui lei dice di rinviare a quando non ci sarà Consiglio Comunale, mi devo permettere di dirle che l'approvazione di questo verbale poi se ne va a... No, vabbè, ma lei sa che quando è successo a dicembre, diciamo, noi abbiamo fatto un ordine del giorno addirittura suppletivo. Ricordo, sì, perché grazie. Andremo poi a questa Giusto. Storia, andremo così. Poi io solo per ricordare. Scusami, Cesare, ritornate indietro, mi ridici l'email, che forse ho sbagliato a scriverla. Commissione speciale, garanzia, trasparenza. chiocciolacomune.palermo.it. Funziona, perché mi torna indietro. Commissione speciale. Dico bene, segretaria? Come hai detto, commissione speciale, garanzia, trasparenza, senza la E forse. Ma certo che senza E, difatti nessuno ha detto E. chiocciolacomune.palermo.it. Torna indietro. Allora lo rifaccio. Commissione speciale. Sì, mi è tornata indietro la prima. Ora vediamo. Commissione speciale. Speciale.
garanzia trasparenza chiocciola comune.palermo.it. Vediamo se stavolta gli arriva oppure mi dice di nuovo. Ha ragione, ha ragione, ha ragione. E ti spiego perché. È stata formulata male, perché è commissione speciale trasparenza garanzia. Sì, è al contrario. È al contrario. È al contrario. Commissione speciale trasparenza garanzia chiocciolacomune.palermo.it. Ok. Adesso, siccome la dizione corretta è commissione speciale garanzia e trasparenza, io pensavo va bene, che chi... Perfetto, perfetto. Va bene. Va bene, dissipato ogni dubbio anche dal collega Tantillo, il quale io spero che invece, no, ma anzi, sì che è sicuro, e noi lunedì, anche se c'è seduta di consiglio, lunedì 31, noi faremo la commissione per l'approvazione, oppure se noi abbiamo 5 minuti di disponibilità di tempo, io l'approverei oggi il verbale, così a rischio che se dovesse succedere qualcosa il 31 noi siamo nelle condizioni anche di non fare la seduta, ma il verbale è approvato per tutto quello che sono gli atti propedeutici poi al rilascio di certificazione e quant'altro. Quindi io chiederei alla collega Bagnasco di dare una lettura del verbale. Allora, verbale del 24 gennaio 2022, al primo appello sono presenti alle ore 11.01 i consiglieri Russo e Tantillo. Al secondo appello, 12.11, sono presenti il presidente Mattaliano, i consiglieri Arcoleo, Ferrandelli, Forello, Lo Monaco, Susinno, Russo, Tantillo, il consigliere Gelarda entra alle 12.26, si passa all'approvazione del verbale di giorno 21, il verbale viene approvato a maggioranza dei presenti con l'astensione del consigliere Forello. Il presidente Mattaliano, sentito il verbale di giorno 21, calendarizza per quando non ci sarà consiglio comunale le audizioni per quanto concerne i project financing con l'assessore Prestigiacomo e il dirigente Di Gangi, per quanto concerne il regolamento rifiuti con la terza commissione consiliare e con la società per il ripristino del manto stradale. Il presidente Mattaliano ringrazia il consigliere Forello per aver accettato l'invito e nella seduta... Scusi, il consigliere Forello io lo ringrazio a prescindere, ma è un componente della commissione. Per carità. Quindi non è invitato, ma ne fa parte. Il presidente Mattaliano riprende un po' quello che è il regolamento del decentramento e chiede al consigliere Forello di volere relazionare in base a quella che è la sua la proposta di iniziativa consiliare. Il consigliere Forello ha redatto una proposta di iniziativa consiliare circa un mese e mezzo fa, ma a quanto pare non sono pervenuti ancora i pareri competenti per poter essere calendarizzata e discussa in consiglio comunale. Comunque diciamo siamo fermi a quella che era la delibera approvata dal commissario ad acta, che purtroppo non decentra nulla e non stabilisce nessun potere in capo alle circoscrizioni. Bisogna attribuire dei poteri alle circoscrizioni a partire da adesso e lo dobbiamo fare subito. E prende, diciamo, come bozza quelle che sono state alcune considerazioni dei presidenti di circoscrizione,
alcune competenze bisogna fornire in base alle autonomie finanziarie e in base al bilancio pluriennale. Il presidente Mattaliano comunica che si è lavorato molto a questa bozza. Il consigliere Forello mette a disposizione della commissione tutta questa proposta di iniziativa consigliare e la gira all'indirizzo di posta elettronica della commissione, così in modo che ogni consigliere possa fare i propri eventuali emendamenti. Interviene il consigliere Russo, il quale chiede se nella predisposizione di questa bozza di questa proposta di iniziativa consigliare si sia, diciamo, pure fatto un conto di quelli che dovrebbero essere i consiglieri. Il presidente Mattaliano si sofferma anche su quelli che sui dirigenti che dovrebbero essere sostituiti con una posizione organizzativa. Il consigliere Forello comunica che è stata inserita una normativa inerente il personale che prevede un dirigente capo che sovraintende tutte le circoscrizioni e un funzionario che in ogni circoscrizione sostituisca il dirigente. E spera il consigliere Forello di poter portare a termine questa proposta che venga approvata prima della fine della consigliatura. Il presidente Mattaliano fa un riepilogo per i consiglieri che non erano presenti a inizio seduta delle audizioni che andranno calendarizzate ovviamente quando non ci sarà consiglio comunale. Lo pongo in votazione. Mattaliano favorevole. Giaconia assente. Arcoleo favorevole. Di Pisa assente. Ferrandelli. Ferrandelli assente, è uscito. È uscito. Ficarra è assente. Forello favorevole. Lo Monaco. Noli assente. Susino favorevole. Russo favorevole. Tantillo a te. Favorevole. Gelarda favorevole. Il verbale è approvato all'unanimità. Sono le 12:54. Se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la seduta. Grazie. A più tardi. Presidente, la sto chiamando, presidente Mattaliano, lo prende il telefono, non sia timido. No, io